Ciao cari amici di Spazio Tech e benvenuti nella nostra recensione completa di Honor View 10 o semplicemente Honor V10, come preferite voi. Si tratta di un dispositivo bello ed interessante che ha un hardware da top di gamma ma un prezzo decisamente contenuto. L'ho apprezzato molto nei giorni di utilizzo. Se volete sapere tutto ciò che penso su questo prodotto, seguitemi nella nostra recensione completa. Ed ecco Honor View 10. Honor View 10, ragazzi, che ho acquistato in questa stupenda colorazione black che mi è piaciuta fin da subito. Ma parliamo di costruzione. Costruzione davvero egregia da parte di Honor. Come vedete qui c'è il logo dell'azienda. Troviamo sul retro la doppia fotocamera. Guardate come sono sporgenti queste due camere. Questa cosa mi irrita parecchio. Però con la cover in dotazione, la portata a livello, ormai hanno preso questo vizio qui. Abbiamo il singolo LED flash, la banda sopra e sotto per le antenne elegantemente nascoste in stile iPhone. Sul fronte la cosa che più mi è piaciuta, il lettore di impronte frontale, guardate ragazzi, davvero fulmineo, sblocca 10 volte su 10. È un giro letto, sì, è scomodo, è basso, non è bilanciato, perdi il telefono, cazzate. L'ho usato come navigation bar. Il tasto home e mi sono trovato davvero da Dio, ragazzi, quindi chi dice che è troppo basso non ci credete, perché non è vero. Comunque, LED flash è posto qui, adesso non ho nessuna notifica quindi non lo vedete. Abbiamo la camera, la capsula auricolare. Sul frame invece troviamo il tasto zigrinato di accensione e spegnimento, il volume rocker. Sopra in alto abbiamo il microfono secondario con la porta infrarossi, carrellino per le due SIM oppure SIM più micro SD, e sotto troviamo speaker mono di sistema, primo microfono, USB Type-C e jack audio da 3,5. Davvero ragazzi, una costruzione eccellente da parte di Honor che racchiude il meglio in questo dispositivo. È davvero un dispositivo solido, non mi ha mai dato uno schicchiolio, mai nulla, davvero un bel dispositivo sotto il punto di vista costruttivo. Peccato solo per la mancanza dell'impermeabilità, che magari ci poteva stare. Ma parliamo subito di hardware. Cominciamo subito dal processore, ragazzi. Processore, parliamo dell'iSilicon Kirin 970, che è lo stesso SoC che abbiamo trovato nel Huawei Mate 10 Pro, un SoC 8 core con processo produttivo a 10 nanometri che si sposa davvero bene con l'hardware di questo prodotto. Ho 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, davvero un dispositivo prestante. Abbiamo una GPU Mali G72 MP12, davvero un'ottima scheda grafica che fanno sì che le prestazioni di questo dispositivo siano sempre al top. Lui fa tutto velocissimo. Per quanto riguarda il display, parliamo di un'unità da 5,9 pollici IPS LCD Full HD Plus. Abbiamo un doppio sensore fotografico posteriore, parliamo di 16 più 20 megapixel, uno RGB, l'altro in bianco e nero. Frontalmente abbiamo un sensore da 13 megapixel, connettività ci siamo un dual SIM, abbiamo la possibilità di aggiungere una schedina di memoria, abbiamo tutto il wifi ABGNAC a doppia banda, veramente un'ottima parte anche connettività. Peccato solo per il Bluetooth, forse Bluetooth che arriva solamente alla versione 4.2 come nel Mate 10 Pro, quindi anche qui non troviamo il 5.0, però su questo dispositivo possiamo tra virgolette capirlo. Di cosa dobbiamo ancora dire? Le dimensioni: abbiamo un 157x75 per soli 7 mm di spessore, ragazzi, è davvero un dispositivo sottilissimo. L'unico neo lo fanno le fotocamere che sono, come vi avevo già mostrato, decisamente sporgenti. La cosa davvero buona è che in questi 7 mm con un peso di 172 grammi, quindi un peso davvero abbastanza contenuto e ben bilanciato comunque per un dispositivo così grande, abbiamo la bellezza di 3750 mAh, ragazzi, che fanno la differenza. E questa volta voglio partire subito dalla batteria, perché la batteria è uno dei punti di forza assoluti di questo View 10. View 10 che mi ha sempre portato a sera con qualunque tipo di utilizzo. Vi faccio vedere qualche screen. Questo qua penso che sia l'unica giornata in cui sono riuscito sostanzialmente a scaricarlo. Vi avvicino un pochino. Abbiamo quasi 16 ore di utilizzo, sostanzialmente tutte con rete mobile.
tanto social, video su YouTube, tantissimi Telegram, 5 ore e mezza ed è l'unica volta che sono riuscito a scaricarlo in 15 giorni. Per il resto abbiamo 16 ore di utilizzo con un po' di wifi al lavoro il pomeriggio, sempre tante applicazioni, un po' di gaming, 5 ore al 25% dopo 16 ore di utilizzo. Questo qua è un'altra giornata, 14 ore di utilizzo al 20%. Anche qua wifi pomeriggio lavoro, tanto gaming, 5 ore e mezza di utilizzo. Quindi è un dispositivo che con un uso normale di utente medio fa tranquillamente 2 giorni. In dotazione c'è l'alimentatore che carica rapido, quindi un'ora e mezza neanche ed è già carico questo dispositivo, ma se proprio avremo per un qualunque motivo finito la batteria, sappiate che mezz'ora è carico il 60% sostanzialmente. Davvero, dal punto di vista autonomia, è un dispositivo straconsigliato. Ma parliamo ora di display. Display che si tratta di una bellissima unità da 5,99 pollici, quindi sostanzialmente 6 pollici, IPS Full HD Plus, perché ovviamente questo display è in 18 noni. Display che devo dire è di buona qualità, uno probabilmente dei migliori IPS in circolazione, perché comunque su questa, tante volte sulla fascia alta ormai si va quasi in assoluto sugli OLED, quei pochi dispositivi che non sono OLED, ecco, lui sicuramente è tra i migliori. I colori sono molto fedeli e ben riprodotti, adesso abbassiamo un po' la luminosità altrimenti la camera fa i capricci. I colori sono davvero molto belli, il bianco è un bianco perfetto, il nero è tende al grigio quando lo andiamo a inclinare, ma poi neanche così tanto. Adesso vediamo, stiamo aumentando la luminosità, ecco, vedete che aumentando la luminosità quando si va ad angolazioni estreme il pannello vira. Comunque devo dire un'ottima luminosità e in più siamo sempre supportati dal sensore di luminosità che funziona molto bene in automatico. Ecco, magari adesso lo togliamo per la recensione. Quindi display promosso. Fortunatamente View 10 mantiene il jack audio da 3,5, ma lo speaker purtroppo è solo mono. Adesso vediamo come suona. Vi anticipo già che per essere uno speaker mono è comunque un ottimo speaker. Alziamo un po' il volume al massimo. Ecco qua. Come sentite, cerca anche di esserci un po' di bassi, sicuramente lo speaker stereo avrebbe dato un po' più di soddisfazione, ma diciamo che se uno vuole ascoltare un po' di musica o un video, diciamo che riesce tranquillamente anche con questo speaker mono, in quanto il volume è discretamente elevato e la qualità soprattutto è molto buona. Parliamo ora di fotocamera, ragazzi. Per fare questo prendiamo e spostiamo al centro il nostro Jacob, apriamo il nostro dispositivo tramite il lettore di impronte frontali e andiamo nella fotocamera. Fotocamera che ci denota subito dal pallino qui, che ha la possibilità dello zoom 2x senza perdita di dettaglio. Abbiamo in alto la possibilità di regolare il flash automatico o meno, la modalità apertura ampia che va a sfocare il soggetto, la modalità ritratto, la modalità in movimento e ovviamente la possibilità di girare la fotocamera. Tutte i menu e le impostazioni sono di qua, come vedete sono una marea come sempre. Abbiamo la modalità video, modalità pro, la modalità panorama, bianco e nero, l'HDR, ecco, pecca, l'HDR non è automatico. Modalità notturna, rallentatore, scanner documenti, altri, mi pare che ce li ho scaricati tutti. Per lo più sono inutili, qualcosa utile come può essere scanner dei documenti, rallentatore, però sì, diciamo che per tutti i giorni non si usa tutte quelle modalità. Qua abbiamo invece le impostazioni, la risoluzione massima come vedete è quella 16 megapixel, oppure si può andare anche a 20 che interpola i due sensori quando serve. Perché comunque la camera principale è da 16 e quella secondaria è da 20. Abbiamo il tag per la posizione, le filigrane, poco altro. Come vengono le foto? Beh, come vedete la velocità di scatto è assolutamente molto buona, ma andiamo subito, bando alle ciance, agli scatti fatti. Scatti fatti che devo dire mi sono piaciuti. La fotocamera
non è ai livelli di top di gamma, ma comunque è un'ottima fotocamera. Questa qui è, penso, l'unica o le uniche due foto che ho fatto in bianco e nero. Questa qui è una foto a mia, che poverina, si è svegliata proprio nel mentre, ha preso paura. Come vedete i dettagli sono molto buoni. Questa qui è una foto fatta completamente al buio col flash e i dettagli della statualina di Ezio sono abbastanza, diciamo, dai. Però in scarsa condizione di luce, senza il flash, non viene particolarmente bene la foto. Questo qua è l'effetto bokeh, l'effetto ritratto. Ho fatto questa foto a mia sorella, davvero ottimo come è stata scontornata, davvero bella questa foto. Questa macro che, ragazzi, mi piace un casino. Guardate qua come sono stati catturati i filetti dell'erba. Davvero questa foto mi piace un casino. La metterò come sfondo, credo. Questo ho fatto un 1x della cover del mio iPhone 10 e un 2x. Come vedete quanti dettagli ci sono qui. Anche qui una foto, questo effetto sfocatura sul retro è tutta una cosa automatica, non ho impostato nulla. Questa calleola molto molto simpatica, colorata, con i fiori che stanno un po' morendo per il freddo, vabbè. Quindi fotocamera promossa, foto con tanta luce, veramente buone. Quando cala luminosità fa più fatica, diciamo. Un gradino sotto ai top, due forse anche con le foto al buio. Questo Honor View 10 arriva sul mercato con le Motion UI 8.0 e Android 8.0.0 Oreo, quindi una versione tra virgolette speculare di quella vista già su Huawei Mate 10 Pro. Com'è le Motion UI? Beh, ormai ragazzi le Motion UI la conosciamo tutti, anche perché purtroppo mi duole dirlo, ma le Motion UI è un'interfaccia che davvero è cambiata poco nel tempo. Hanno fatto delle piccole aggiunte, ma dalle Motion UI 3 a questa 8 cambia davvero molto poco. Tra le chicche software che vorrei denotare, ragazzi, è la possibilità di utilizzare il sensore di impronte come barra di navigazione. Io l'ho utilizzato per tutta la mia prova e mi sono trovato davvero molto bene. Un tap per tornare indietro, pressione prolungata per tornare alla home, swipe per accedere al multitasking e ovviamente swipe dal basso in alto per aprire Google Now. Tutto molto bello, ma ci sono due contro. Il primo è che in questa maniera io non posso usare la UI a una mano, cioè non posso ridurre lo schermo per utilizzarlo una mano sola, perché per fare ciò dovrei fare uno swipe sulla barra di navigazione, che non ce l'ho, quindi non posso utilizzarlo, perché non c'è nessun'altra gesture, è solo questa. Quindi assurdo che non sia implementato. E un'altra cosa che puoi fare, quando vai a scegliere la barra di navigazione virtuale, puoi scegliere di avere il pulsantino per tirar giù la tendina di notifiche, perché ovviamente su un 6 pollici non è comodo arrivare fin lassù. Bene, io così devo per forza arrivare fin lassù. E queste qua sono le due critiche che posso andare a fare a questa interfaccia così. Per il resto mi è piaciuto, questo dispositivo è una bomba, lato prestazionale veramente non ha nessuna difficoltà. Anche se vogliamo aprire un gioco, apriamo adesso Real Racing al volo, ci metterà 10 secondi, forse neanche, a caricarsi. Tutto va fluidamente, perché ovviamente abbiamo un Kirin 970, abbiamo 6 GB di RAM LPDDR4X, abbiamo i 128 GB di storage interno. Adesso vediamo anche come si comporta nel gaming, ma vi anticipo già che ovviamente di problemi non ce ne sono. Ecco qua. Comunque ragazzi, è una goduria giocare su questi dispositivi 6 pollici con queste cornici così ridotte, perché comunque rendono un'immersività che fino a un anno e mezzo fa ci sognavamo, con tutti i cornicioni sopra e sotto. Ma come avete visto, problemi di sorta non ne ha, davvero davvero un ottimo dispositivo lato prestazionale. Spero solo che le Motion UI si cerchi di dare una rinnovata, perché ormai le impostazioni sono quelle, l'interfaccia è quella, ci sono i temi ma sono comunque tra virgolette pochi, gli store dei temi sono sicuramente migliori quelli di Samsung e quelli di Xiaomi, quindi sotto questo punto di vista Huawei può sicuramente lavorare. Eccoci dunque giunti alle conclusioni di questa recensione, ragazzi. Per me Honor View 10 è un flagship killer. Flagship killer non solo per la potenza, ma perché a 499 euro vi portate a casa un dispositivo completo sotto tutti i punti di vista,
E al contrario dei vari OnePlus 5T o altri, lo potete trovare tranquillamente da €1, da MediaWorld, da qualunque store fisico. E ovviamente questo fa sì che online il prezzo possa scendere. Sconti su Amazon, sconti su altri siti, e ve lo potete portare a casa a poco più di €400. E fidatevi che per €400 questo prodotto è un prodotto assolutamente promosso. Lui ha un'ottima autonomia, una buona recensione, un buon display, delle buone fotocamere. Sostanzialmente, ragazzi, è un dispositivo davvero completo. A me è piaciuto molto. Ve lo consiglio assolutamente a chi cerca un dispositivo di ottimo livello, ma non vuole spendere una fortuna per i vari S9, iPhone 10 e altri. Se il video vi è piaciuto, la recensione vi è piaciuta, vi invito a lasciare un bel like, a seguirci su tutti i nostri vari canali e social. Per questa recensione è tutto, un saluto da Carlo per Spazio iTech.